Il campione che hai a fianco tutti i giorni molto spesso ti sembra uno qualunque, ma quando, come è accaduto sabato 3 ottobre presso la sala meeting Cosmopoli dell'Hotel Airone, grazie all'iniziativa del Rotary Club Isola d'Elba, si ha la possibilità di ascoltare una vita di racconti e di imprese dai testimonial che ne sono stati i protagonisti, tutto assume un'altra luce. È accaduto con Fabio Fasola, plurimedagliato campione delle due ruote artigliate, oggi anche consigliere comunale di Portoferraio, ma soprattutto concittadino adottivo della nostra isola. Alla serata era presente ed ha contribuito con una serie di interessantissimi aneddoti Max Tosello, preparatore atletico, che ha seguito Fasola nelle maratone africane e che oggi è il severo personal trainer delle nostre tenniste Roberta Vinci e Flavia Pennetta, recenti finaliste agli Open degli Stati Uniti. Una serata da parte del Rotary Club Isola d'Elba dedicata a Fabio Fasola, un personaggio per il quale all'Elba diamo sempre tutto per scontato, ma che aveva da raccontare una storia davvero importante, lo ha fatto davanti a un pubblico attentissimo. Un po' di emozione raccontare tutte queste cose? Beh, sai, sicuramente, anche perché effettivamente cioè, essere invitato attraverso il Rotary a raccontare diciamo tutti i 40 anni, che forse sono anche qualcosina in più della vita, della mia vita motociclistica, è un piacere, non mi è mai successo, per cui sei sicuramente un po' d'emozione c'è, anche perché poi è tutta una cosa abbastanza buffa, no? Perché effettivamente la considero buffa. Una serata che aveva un titolo e che non ci può esimere dal parlare di questa cosa, questi 40 ruggenti, cosa saranno? Questi 40 ruggenti, diciamo che è il titolo che poi vorrei anche dare a un evento che mi piacerebbe portare avanti il prossimo anno, cioè una sorta di cavalcata amatoriale dove effettivamente viene fuori quello che può essere proprio lo spirito competitivo, ma soprattutto lo spirito di sforzo attraverso gli amatori, ecco, che è una cosa che mi piace. L'ho portato in una gara che organizzo già da diversi anni, che si chiama Les Gate, dove partono in 150, ne arrivano 3, però mi piacerebbe anche diciamo allungare questa cosa agli amatori, farli venire qui all'Elba, farli tribolare, farli soffrire in qualche modo, però trovare anche dentro di loro quello spirito di sofferenza che poi fa parte del mio mondo di quando sono arrivato all'enduro.